L'edizione 2024 della Gran Fondo Squali Trek ha battuto ogni record. L'evento ciclistico che da 9 anni unisce Cattolica, Gabice Mare e Parco del San Bartolo a colpi di pedale ha fatto segnare la cifra da primato di 3.200 partecipanti all'evento principe domenicale di una corsa ciclistica divisa su 3 percorsi che ha visto la vittoria di Davide Leoni e Michela Gorini sul percorso medio da 85 km e successi di Pietro Sarti e Vanessa Santeliz sul percorso lungo da 128 km. Successi agonistici in mezzo ad una festa del ciclismo per ogni tipologia di appassionato della bicicletta. Veramente quest'anno è uno spettacolo, l'averla fatta anche in condizioni critiche che era quella dell'anno scorso, ma l'averla portata a termine e il premio è quest'anno per chi c'è stato, per chi vede uno spettacolo del genere con oltre 3.000 ciclisti. Abbiamo triplicato in 9 anni, in 9 edizioni, abbiamo triplicato il numero e tantissimi ci stanno scrivendo e non vedo l'ora che riapra le iscrizioni per il 2025. Qui c'è una duplice componente, ci sono gli agonisti e ci sono i fedelissimi, quelli che tornano per divertirsi perché gli piace tutto l'ambiente della Gran Fondo. Le Gran Fondo sono divise in due, ci sono gli agonisti che vengono per gareggiare e ci sono quelli che vengono per pedalare, per magari vedere un territorio nuovo, per scoprire le bellezze del territorio dove si trovano in quel momento e i ristori. Quindi al di là del risultato, noi privilegiamo anche chi viene qua con le famiglie, che poi magari ritorna perché si innamora di questi posti, ritorna per il periodo estivo, e questo è il valore aggiunto di un evento di questo genere, ecco.